No, io pure chiaramente ribadisco, riprendo qualche spunto di soprattutto che ha detto Fabio, no? Perché questo è un progetto di ricerca che è vero che farà dei casi, applicherà la ricerca su alcuni casi specifici a questi diversi livelli che abbiamo detto, ci saranno dei tool quindi a livello locale, dei tool a livello regionale, dei tool a livello nazionale. E quando parliamo di tool a livello nazionale, diciamo che quel tool a livello nazionale però funziona anche alla scala locale, questo forse va un po' evidenziato, no? Il discorso della risoluzione di cui parlavamo. E quindi è vero che ci sono dei casi specifici, ma è vero anche che poi una serie di strumenti saranno in qualche modo generalizzabili, utilizzabili sull'intero territorio nazionale. E poi, come tutti i progetti di ricerca, attraverso questi casi di studio e questi tool metterà a disposizione un patrimonio di conoscenza, che poi, volendo, è l'aspetto più importante, no? Perché il fatto che la Commissione europea finanzi i progetti di ricerca è perché vuole che la ricerca dia strumenti di conoscenza al territorio, insomma, in qualche modo. E quindi questo patrimonio rimarrà, insomma, noi speriamo che rimarrà, l'utilizzabilità di questi modelli, di questi strumenti, dei risultati della sperimentazione, positivi o negativi, insomma, penso che possano essere un qualcosa che può essere la base per la sua applicazione sia durante il progetto sia in futuro in tutti i territori, in tutti gli ambiti. Quindi questo era un po', secondo me, utile da riconoscere, perché poi insomma noi chiaramente puntiamo a risolvere una serie di problemi specifici, però puntiamo anche a fornire poi una serie di strumenti che in qualche modo potrebbero essere rivisti, riutilizzati, ampliati, rimigliorati ulteriormente da altri, insomma un concetto di un contesto di aumento chiaramente dell'informazione e della conoscenza. Quindi questo era un po' il senso della cosa. Chiaramente è l'inizio di un percorso, lo diceva Fabio, un percorso che durerà altri 3 anni. Noi abbiamo, diciamo, vi abbiamo invitato, come abbiamo detto all'inizio, un po' in rappresentanza di diversi mondi, no? E quindi, come vedete, alla fine ognuno di voi ha portato un contributo anche diverso e rappresenta un mondo anche molto diverso da quello degli altri. Ci piacerebbe che voi foste con noi in questo percorso. E quindi oggi era soprattutto un modo, in realtà, soprattutto per presentarvi il progetto, ovviamente, per capire quali erano le vostre anche sensibilità rispetto. E devo dire, da questo punto di vista, il risultato mi sembra assolutamente positivo, nel senso che mi sembra di riconoscere un'attenzione, un interesse abbastanza condiviso. Quindi quello che, diciamo, ci lascerei con questo auspicio, no? Che possiate in qualche modo accompagnarci in questi 3 anni di ricerca per supportarci, aiutarci e poi testare, validare i risultati e capire se effettivamente i risultati che da qui a 3 anni riusciremo a raggiungere saranno effettivamente utili, utilizzabili, oppure invece abbiamo scherzato e purtroppo abbiamo perso 3 anni del nostro tempo, e spero che non sia così, insomma. Quindi per questo, ecco, vi ringrazio molto per la vostra partecipazione. So che insomma è sempre difficile poi incastrare impegni di tutti noi, e quindi ci tenevamo a fare una riunione fisicamente qui, no? Perché poi è chiaro che si fanno molte riunioni in videoconferenza, però è l'inizio di un percorso e quindi ci piaceva farla guardandoci in faccia. Chiaramente è più faticoso per tutti, per chi viene da lontano, insomma abbiamo persone che vengono effettivamente da lontano rispetto a Roma, però secondo noi era importante, insomma, questa cosa. Quindi vi ringrazio ulteriormente per questo. Ringrazio anche in particolare Alessandra, perché grazie a lei che ha organizzato tutto il workshop, siamo qui e ha funzionato tutto alla grande. Niente, a questo punto penso che sia anche rimasto qualcosa, quindi se qualcuno di voi vuole Sì, addentare qualche tramezzino o panino prima di andare provvisionale, via, ecco, mettersele in tasca, provvisionale. Ai fini dell'economia circolare bisogna la consumare di nota, più. mi raccomando, se qualcuno non ha Non scritto, so non se ha mangiare niente. consegnato la nota, quella per la privacy, di lasciarla ad Alessandra prima di andare via. E niente, ci vediamo e ci sentiamo, spero prestissimo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.